GF VIP, le nuove rivelazioni di Ignazio e Cecilia sulla loro storia d'amore. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati intervistati nel programma televisivo Non è l'Arena. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, video, cioè alla coppia sbocciata nella seconda edizione del popolare reality show Cancelletto Grande Fratello VIP. Come tutti sapete, la storia d'amore tra la modella argentina e l'ex ciclista trentino è stata molto criticata, perché tantissimi telespettatori hanno considerato sbagliati i loro atteggiamenti intimi all'interno della casa di Cinecittà. Vi anticipiamo che di recente Cecilia e Ignazio hanno rilasciato delle nuove dichiarazioni sulla loro relazione in un programma televisivo. Ignazio smentisce il gossip circolato sul web nelle ultime settimane. La love story tra Cancelletto Ignazio Moser e Cancelletto Cecilia Rodriguez, nata sotto i riflettori della casa del GF VIP 2, continua ad appassionare tanti fan, perché procede alla grande. In questi giorni, Ignazio è stato intervistato nella trasmissione Domenica in condotta da Cristina Parodi. Inizialmente il trentino ha raccontato che essere figlio di un campione di ciclismo per lui è stato uno svantaggio, perché ricalcare le orme di suo padre è stato molto difficile. Sempre nel salotto di Rai 1, Ignazio ha chiarito il gossip circolato sul web nelle ultime settimane. In particolare quest'ultimo ha detto che lui e Cecilia si amano, ma ha precisato che non ci sono nozze in vista. Per finire, Ignazio ha rivelato che per adesso si gode la popolarità insieme alla sua fidanzata, e ha aggiunto che in futuro ritornerà a lavorare a Trento nell'azienda di famiglia. Ignazio e Cecilia, nessun matrimonio alle porte. Come vi abbiamo appena detto, Ignazio, video, ha smentito il presunto matrimonio con Cecilia. Non è ancora finita, perché i due fidanzati domenica 7 gennaio 2018 sono stati ospitati insieme nel programma Non è l'Arena in onda sulla 7. Nel corso della puntata, l'argentina e il trentino hanno detto per l'ennesima volta che per il momento non hanno intenzione di sposarsi, e non solo, perché si sono lasciati andare a delle dichiarazioni piccanti. In particolare Cecilia e Ignazio hanno confessato al conduttore Massimo Giletti di aver consumato in un camerino Mediaset. Sempre nel corso dell'intervista, la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser hanno parlato nuovamente della vicenda hot dell'armadio che ha infiammato il web alcuni mesi fa. L'argentina e il trentino hanno ribadito che la scena è stata modificata, e soprattutto Cecilia ha detto che la gente è cattiva. Per finire quest'ultima ha parlato del suo ex fidanzato Francesco Monte. In particolare la sorella di Belen ha detto che quando l'ha incontrato nella casa del GF VIP 2 ha capito che tra di loro era finita, e soprattutto ha aggiunto che adesso è molto più libera. Per continuare a ricevere notizie su Ignazio e Cecilia, vi invitiamo a cliccare sul pulsante segui, posto nella parte alta di questo articolo.